Sono delusi i sindacati FIOM CGIL e FIOM CISL all'indomani dell'incontro sulla bolle di San Martino sulla Marucina, stabilimento che produceva lattine, chiuso dal dicembre 2018 e che sarà ceduto a un'azienda metalmeccanica del territorio. Chiedono certezze i sindacati sul ricollocamento dei lavoratori. All'incontro di ieri con i legali della bolla ha partecipato l'assessore regionale Mauro Febo, il quale ha chiarito che l'azienda deve impegnarsi con i nuovi proprietari che acquisiranno il sito industriale a favorire il reinserimento dei lavoratori che sono attualmente in stato di disoccupazione. Critiche tuttavia le forze sindacali. Andrea De Lutis, segretario provinciale FIOM CGIL Chieti. È un incontro quello dal quale ieri siamo usciti fortemente delusi. Noi abbiamo un accordo con l'azienda e con la regione Abruzzo che la bolla avrebbe dovuto facilitare la riconversione e la ricollocazione dei lavoratori. Ieri invece in sostanza ci hanno annunciato che hanno trovato già un'azienda interessata allo stabile che entro la fine di luglio procederanno molto probabilmente alla vendita, e quindi l'azienda non ha mantenuto i patti ad oggi, perché nei fatti non c'è scritto da nessuna parte che l'azienda che arriverà si impegnerà a ricollocare per quello che ha le possibilità i lavoratori dell'ex Bol. Quanti lavoratori sono e qual è la loro condizione attuale? Originariamente parlavamo di circa 70 lavoratori senza contare l'indotto. Nei fatti oggi parliamo di oltre la metà che non ha nessuna collocazione lavorativa, e per quei pochi fortunati che invece stanno lavorando, però dobbiamo dire che parliamo di lavori saltuari e comunque non stabili. Voi avete parlato di macelleria sociale e occupazionale. Certo, è un'azienda che va a gonfie vele, macina utili, che decide da un giorno all'altro di andare via e non si vuole far carico nemmeno di, a costo zero, perché non avrebbero un costo di questo, di aiutare una ricollocazione dei lavoratori, possiamo chiamarli solo così, hanno lasciato una macelleria sul territorio. Per concludere, quali saranno le vostre prossime azioni? Allora, le nostre prossime azioni, innanzitutto pretendiamo questo nuovo incontro, ci aspettiamo e sicuramente sarà così che la Regione sia al nostro fianco. Le nostre azioni, già ieri parlavamo con l'altra organizzazione sindacale che ci faremo fare un team ai nostri legali e studieremo tutto quello che potremo mettere in campo per far valere quell'accordo.